Monsignor Roberto Farinella, vescovo di Biella, per la prima volta a Domodossola per la festa della cella. Ecco, per lei è stata un'emozione, ha detto. Una grande emozione, veramente, anche un grande spirito di gratitudine nei confronti delle sorelle, della suore Rosmignane, dei padri Rosmignani, perché certamente la diocesi di Biella è stata una delle prime che ha avuto l'apporto del Beato Antonio Rosmini e con lui della presenza rosmignana particolare delle suore. Non c'è stato paese nel biellese che non abbia avuto una scuola, un asilo proprio tenuto dalle suore rosmignane. Attualmente quella presenza materialmente, come si dice, non c'è, ma rimane veramente tutto l'insegnamento e la carica spirituale del Beato Rosmini, e allora era un dovere del cuore venire questa sera a celebrare questa festa. Ecco, lei è stato anche particolarmente felice perché il rettore del Sacro Monte Calvario arriva da Biella, dalla sua diocesi. Sì, il nostro padre Michele Voltostella, io l'ho conosciuto proprio arrivando a Biella e sono molto contento, mi parlò celebrando la messa in Valle Cervo, che sarebbe poi stato nominato da un rettore del Sacro Monte del Calvario, e davvero gli auguri belli per padre Michele, la cui spiritualità, la carica anche proprio, l'entusiasmo certamente sono conosciute da tutti, davvero la sua affabilità. Ecco, per concludere, da lei è arrivato sull'esempio di Rosmini un invito alla santità. Sì, legando un po' le letture anche di questa domenica, la settima domenica del tempo ordinario, siate perfetti come il Padre è perfetto, e per fare la volontà di Dio, e facevamo l'esempio anche durante l'omelia, che fare volontà di Dio, certamente accettare quello che il Signore ci comanda, ma soprattutto è non resistere alla grazia di Dio, lasciarsi plasmare proprio dal suo amore. Grazie.